E ciao a tutti ragazzi e benvenuti qua in un nuovo gameplay su Road Maintenance Simulator. Aggiornamento 1.02, vediamo se è cambiato qualcosa o comunque vediamo se nel complesso, insomma, è sempre il solito gioco o no. Vorrei fare questa missione, ma non so se mi verrà data perché si può anche rifiutare le missioni proposte, ma ciclano di solito fra 3, 4, massimo 5, quindi non lo so. Posa della segnaletica, rete stradale, diciamo di no. Pulizia banchina stradale, diciamo di no. Riparazione asfalto, l'abbiamo già fatto. Transennamento area di lavoro, vorrei evitare. Sostituzione guardrail, l'abbiamo già fatta. Pulizia banchina stradale, vedete che qua continuano a tornare. Le stesse missioni. Allineamento delineatori vorrei evitare. Continuo a trovare le stesse missioni, quindi non uscirà mai quella che voglio io. Quindi a questo punto teniamoci l'allineamento della segnaletica. Andiamo a raddrizzare i segnali storti che vediamo, perché questo è quello che dobbiamo fare, che magari facendo questa missione poi si sblocca qualcos'altro prossimamente. Quindi vediamo. Prendi l'automezzo. Ah, proprio il camion. Io ricordo che una volta si poteva anche correre. Ok, tasto shift, giustamente, senza tenerlo premuto. Ma mi sembra veramente strano che si vada con il camion. Comunque, vabbè. Prendi l'automezzo. Trova la segnaletica storta. Riallinea, parcheggia l'automezzo. Cioè, adesso sapete che non sono uno che critica tanto, però vorrei capire una cosa. Vado col camion per raddrizzare dei segnali stradali. Bastava andare col furgone. Cioè, non ho capito questa cosa. Comunque, vabbè. Tra l'altro, dovrei scendere. Perfetto. Aprire il cancello come al solito. La parte dei trigger qua è intrigante perché questo devo dire la verità, però che si spenga ogni volta il mezzo. Insomma, vabbè, le frecce non ricordo più dove stavano. E quindi pace amen, facciamo senza. Tra l'altro guidare sempre con la tastiera finché non risolvono questa cosa dei joystick è un po' brutto. Dice un cartello storto, allora noi ci fermiamo qua. Anche se non mi piace sinceramente come situazione perché, ripeto, uscire col camion per fare sto lavoro è veramente strano. Ok, adesso cosa faccio? Riallineo il cartello con cosa? Ok, solamente cliccandoci sopra. Sembrava non funzionare, in realtà funziona. Fatemi capire, quindi io prendo un camion. Vediamo che non venga nessuno. Ok, tra l'altro sterza pochissimo, cioè accelera pochissimo quando siete sterzati tanto. Anche qua speravo venisse sistemato perché dico va bene, come dire, il primo giorno che possa avere qualche problema, però già dopo 2 aggiornamenti probabilmente o non considerano essere un errore o non lo so. È vero che devo andare dall'altra, però mi dovrei anche girare e comunque vorrei anche vedere un po' questa strada. Questa situazione di doversi girare così in mezzo alle strade brutalmente non è che mi ispiri più di tanto, diciamo. Comunque, vabbè, sono un po' più caustico delle altre volte, ragazzi, perché alla fine il gioco l'abbiamo già visto in, penso, 3 gameplay, con questo dovrebbe essere il quarto. E all'inizio sì, c'è dell'entusiasmo, vengono perdonate anche delle cose, poi magari vedendo qualche aggiornamento e vedendo che appunto il gioco più o meno sta prendendo una piega che immaginavo, ma speravo non fosse quella. Allora bisogna anche essere onesti e dire comunque le cose come stanno. Dopo, ripeto, può piacere o non piacere indipendentemente da tutto, quindi parcheggiamoci qua, va. Però, insomma, secondo me ha dei suoi limiti che potrebbero essere molto, molto, molto migliorati. Questo sì. Ci sta come missione, però insomma, trova segnaletica storta.
questo punto mi verrebbe da andare a piedi, però è inutile salire sul camion 20.000 volte. Sembra anche strano che, nonostante tutta questa cura maniacale nella gestione strade, ci siano cartelli storti ovunque, tutti in un colpo. Comunque, vabbè, ci stanno. Vediamo quando abbiamo trovato un altro. Vediamo se è sufficiente far così. Ok, siamo a tre. Adesso vediamo magari di trovarne degli altri. Quindi farei un breve taglietto e arrivo sul posto per mostrarvi il tutto. E siamo di nuovo instradati. Vi mostro, visto che non siamo mai andati qua a sinistra lungo questa strada, ci andiamo così, esploriamo anche un attimo la mappa, la cartina, che di per sé come grafica ci sta anche come grandezza, ma qua sono io che suono perché si è addormentato al volante qua il signore. Ah no, finalmente si è mosso. Allora, ok, che va fatto lo stop. Lì sono fermi, quindi diciamo che mi prendo la precedenza, visto che vado a fare lavori per tutta la comunità e per tutti quelli che usufruiscono qua del discorso strade, non solo. Il furgoncino dietro voleva quasi tamponarmi, probabilmente, non lo so. Interessante la zona qua, bella, realistica, non si può dire nulla, a me piace. E solo che appunto la mappa poi è sempre quella, insomma, bene o male. Si conclude in fretta, non so se avete visto il PDA quando ve l'ho mostrato, insomma, all'inizio quando vedete le missioni, capite subito che insomma non è enorme come mappa. Però quello ci sta, posso anche capire, insomma, che non fanno una super mappa enorme subito. Però vabbè, speriamo rallenti. Sì, è un traffico veramente intelligente. Tra l'altro, ecco, mi devo nuovamente girare, quindi fanno apposta, mi mandano da 20.000 parti. Adesso uno come fa a girarsi? Insomma, sono tutti posti brutti per girarsi qua. La rischiamo qua così e ok. Senza battere il cartellino qua, non so mai come chiamarli. Tra l'altro c'è una collision, quindi cari miei ragazzi, non potete sfruttare più di tanto la parte, diciamo, interna di terreno, di terra, i lembi, le zone, insomma, di fianco alla strada. Quindi anche lì, se uno vuole entrare là in mezzo al campo, non può. Capisco che non può andare ovunque, però pensavo fosse lasciata, diciamo, un'area un pochino più ampia. Però vabbè, dai, andiamo a vedere questi cartelli, tanto ne mancano solo 6 e così intanto ci rendiamo conto di cosa andiamo incontro, insomma, se vogliamo acquistare questo gioco. Sinceramente penso che a questo punto l'ultima missione che farò sarà quella con l'Unimog per sfalciare e tagliare un po' di rami, eccetera, sperando che esca come missione appena possibile, perché se devo farne delle altre qua, insomma, farne di questo genere, sì, ci sta, ma non troppo. Qua nessuno, giustamente hanno la precedenza, però. Ah, il furgoncino sembrava aver rallentato. Ah sì, perché doveva curvare. Mi dava quell'impressione che ci dava un attimo, come dire, che non è dovuto, ovviamente, però quel margine un attimo che rallenta, come dire, passa che arrivi. Però invece non era così, doveva ovviamente rallentare per i fatti suoi perché doveva curvare. Va bene. Va bene, noi proseguiamo col nostro super impegno qua cartellonistico. Facciamo così, va, che parcheggio davanti, che è meglio. Mi fermo, scendo, così forse mi portano anche per aria. Spero di no. Ripeto, ripeto, non voglio essere pedante, non capisco, almeno questo mi hanno affidato, cosa serviva uscire col camion per fare sto lavoro. Adesso la macchina lì anche mi aspetta, no? Facciamo così. Lo sterzo a fine corsa. Sì, dai, stavolta ce l'abbiamo fatta. E poi anche per allungare la missione, qua mi sembra che mi mandano a destra e a sinistra, che si potevano, secondo me, benissimo fare anche in un altro ordine, probabilmente. E anche il fatto che la mappa non si possa espandere in questo momento, almeno forse non sono in grado io, non lo so, però
Non mi risulta che ci sia un tasto, c'è il tasto per togliere tutto, ma in questo momento farei anche a meno, perché nel senso voglio vedere dove devo andare. Il fatto che non si possa espandere completamente è un po' una mancanza. Prendiamoci un po' di strada e andiamo dopo il furgone, perché altrimenti facciamo notte, cari miei ragazzi. Qua possiamo andare fino ai 70 all'ora, quindi alè. Eh sì, sto tirando un po' le conclusioni del gioco perché, ripeto, come ho detto prima, non penso di portare ancora tantissimi gameplay, quindi ha senso portarne diversi, mostrare il più possibile, però bene o male i mezzi che ci sono li abbiamo visti tutti, l'asfaltatrice, la finitrice, quindi il rullo, il camion, i furgoni, l'unico per lavare i guardrail, il trapano, la carriola e tutti i cartelli, i semafori, eccetera, più o meno l'abbiamo visti. Ripeto, ci mancherebbe solo ed esclusivamente quella parte con l'unimog di tagliare rami in giro per la mappa. Vedrò, in caso vedrò di portarvi ancora quella missione lì, poi le altre, chi si è visto, insomma, ecco. Siamo a ben 6 segnali. Proseguiamo, stavolta per fortuna mi fanno andare dritto. Sono stati onesti con me stesso, cioè loro sì, abbiamo capito. Abbiamo capito, sono un po' basito da questi lavori qua. No, dai, sul traffico comunque devo spezzare una lancia a favore. È ben fatto, quello devo dire la sincera verità, perché è abbastanza cioè, è intelligente, non è come su Farming che fra un po' ti vengono addosso, anche se su Farming Simulator 22 hanno sistemato molto. E va meglio come traffico, però qua devo dire la sincera verità è abbastanza, più che abbastanza interessante. A volte anche meglio di Euro Truck Simulator, che lì sembra a volte far veramente apposta per indurti a fare incidenti, perché saltano fuori all'ultimo, frenano all'ultimo. È vero che bisogna stare attenti, per carità, lo dico sempre, sono, come dire, un fautore e divulgatore della sicurezza. Cerco sempre anche nei giochi, insomma, nei limiti del possibile, di non dare brutte, come dire, no, brutte intenzioni, ma di non fornirmi, insomma, brutte idee. Ma idee si fa per dire, ma cerco, ecco, di giocare, insomma, meglio che posso. Dopo, alle volte, quando vedo che il gioco, come in certi momenti qua, mi fa disperare, mi ricordo che è un gioco, allora ecco. Diciamo che magari mi comporto un attimo un po' più da giocatore e non da guidatore, però ricordatevi sempre, ovviamente, nel parallelo in strada, rispetto verso tutti, verso le regole, verso se stessi, verso gli altri, ci mancherebbe. Quindi, insomma, cari miei ragazzi, lì è una cosa molto molto seria, lo sapete, ve ne parlo sempre su Euro Truck Simulator, su SnowRunner. Lì, ok, c'è più un discorso rivolto più alla guida in fuoristrada, però le nozioni di stare attenti, non farsi male, eccetera, sono sempre valide, ok. Qua giocare con la tastiera mi fa passare la voglia di guidare bene, fra virgolette, perché insomma, poi ripeto, vi ho detto prima, sterza fine corsa, non sterza proprio tutto, in più va piano, ok, sì, l'avranno fatto per non ribaltare i mezzi o per non fare le curve, come dire, fatte male, quindi è una sorta di rallentamento forzato che vi propone e che vi induce il gioco a fare. Però, insomma, però c'è un però. Qua mi fermo, tra l'altro anche qua un altro cartello messo male, una strage veramente, ragazzi. Ok, fra una mano tirato, scendiamo, sistemato anche questo, via più veloci della luce. Altri tre, intanto accelero, poi vorrei mettermi nel traffico, ma il mio colore arancione qua mi permette di restare qui. Ok, altri mezzi qua privati che girano hanno risparmiato sul colore perché hanno fatto il traffico con tanti furgoni arancioni, probabilmente avevano le texture pronte, non lo so. E qua mi fanno andare a girare chissà dove, per andare a sistemare gli ultimi tre cartelli. Ed usciamo quindi dall'autostrada. Qua vedete che, insomma, ripeto,
visto che non sente il volante, tocca andare con le frecce e vedete cosa può succedere se continuate. E lui rallenta, rallenta perché tra la salita, tra le marce automatiche che mette lui un po' a caso, rallenta. Comunque adesso vorrei capire, mi fa scendere e andare dritto. E dov'è che dovrei entrare? Praticamente, ah, dovrei venire qua e girarmi ed entrare nella corsia di missione. Sì, insomma, ragazzi, anche qua bisogna fare veramente tante manovre un po' da vandalo. E quindi proviamo a girare così, sperando di farcela. No, non ce la facciamo mai perché c'è sempre la parte. Non mi piace questa cosa. Non mi piace, è vero, bisognerebbe prevedere di far altro, però il gioco vi induce, diciamo, a creare delle situazioni a dir poco imbarazzanti, secondo me. L'ho già notato nelle altre missioni, ok, lì avevo il furgone, però stavo anche mettendo della segnaletica, qua ci danno la traccia e anche la mappa stessa non vi permette tanto di, come dire, girarvi, cambiare direzione, sono pochi incroci, non c'è una rotatoria. Ci sono solo la strada principale, più l'autostrada, più tutto un insieme, insomma, di mondo, però un po' così, non c'è una città, non c'è nulla. Vabbè, teniamocelo com'è, ripeto. Ed eccoci arrivati ad un altro cartello, vi ho risparmiato la strada per arrivarci, perché insomma era stata piuttosto lunga, devo dire la sincera verità, quindi l'ho risparmiata. Concludo intanto pian pianino dicendo che sì, rispetto il lavoro altrui, quindi il lavoro di chi ha creato questo gioco, ci mancherebbe, rispetto i gusti altrui perché magari a qualcuno, anzi a più di uno, mi auguro, insomma, piace e piacerà, magari tanti lo stavano veramente aspettando con ansia, è il gioco magari più bello a cui abbiano mai giocato, io sinceramente dal mio punto di vista, da giocatore che insomma di giochi di simulazione, insomma, ne ho provati parecchi in tutti questi anni. Più che parecchi, magari anche, devo dire la sincera verità, magari anche un po' meno, però quelli che ho provato li ho abbastanza spremuti, li ho giocati in una maniera particolare. Insomma, ecco qua, probabilmente ho sbagliato strada, non lo so, forse mi facevano andare dritto, quindi stavolta mea culpa e dovrò girarmi nuovamente per l'ennesima volta. Ed eccoci quindi reinstradati nuovamente. Il senso del discorso, dicevo che appunto pecca di certe cose. Ripeto, a me non piace. Guarda il furgoncino lì che furbacchione, voleva venirmi addosso. No, comunque non voglio appunto mai criticare, non mi piace, ma insomma, ripeto, c'è sempre dietro un lavoro, sia chi fa il gioco, sia poi un'aspettativa rispetto a chi lo compra. Restiamo qua nella corsia d'emergenza, va. Però dopo una volta, due, tre, un paio di aggiornamenti, vedo che insomma, come dire, il gioco è quello, non c'è altro da fare. Pensavo evolvesse un po', magari mi sbaglio, magari arriverà un mega aggiornamento, non lo so, magari faranno un DLC, magari faranno una versione 2 del gioco, non lo so, questo non mi è dato saperlo in questo momento, però ora come ora diciamo che deve realmente realmente piacere o diciamo, ecco, collezionate simulatori e volevate per forza cimentarvi in questi lavori. Però ripeto, è un titolo un po' così, senza voler, ripeto, criticare, recriminare o dire chissà cosa, però penso di poter anche dire una mia idea, tipo qua, in questo caso, adesso vorrei capire, io lì non ci arrivo, saltando, ah ok, saltando sono riuscito a saltare, ok, colpa mia, perfetto, quindi dai, andiamo all'ultimo e poi ancora mi devo girare, adesso è difficile perché tra l'altro per fortuna c'è la strada con guardrail centrale, speriamo la macchina mi abbia visto, perché l'accelerazione del camion qua non è, come dire, non è sicuramente una Ferrari, ma vabbè. Questa insomma è la mia opinione, mi riservo di tirare magari bene le conclusioni nell'ultimo gameplay che penso che ne farò almeno un altro.
E poi basta, archiviamo il gioco e insomma, chi si è visto, si è visto. Voglio dire, ho portato ancora altri giochi che poi magari, cioè, varie demo ho portato e lì le abbiamo viste una volta sola. Era più per far conoscere il gioco. Alle volte ho portato anche il gioco intero, tipo il gioco quello per simulazione di modellismo. Interessante, però anche lì ovviamente non è paragonabile a fare i modellini per davvero rispetto nel gioco. Però vabbè, ho portato un gameplay, l'ho fatto conoscere, spero di averlo fatto conoscere, e poi ognuno, ripeto, come dire, si gestisce in autonomia e se a piacere lo acquista, altrimenti no. Anche qua, secondo me, meritava di essere visto in più di una volta, perché comunque un po' di missioni sono interessanti. Tutto è da capire poi se sono sempre le stesse missioni, se ciclano, ma probabilmente una volta fatte sì, magari penso, vi danno la stessa missione in un altro punto, però poi sono sempre quelle. E quindi capite quando avete fatto una missione per tipo, o magari anche due volte una missione per tipo, come dire, basta, vi siete anche magari stufati e quindi avete lì un gioco che sì, è stato bello, è stato un passatempo, però avete creato, diciamo, poco di vostro, ecco il parallelismo con Farming Simulator lì. È un'altra cosa, voglio dire, vabbè che avanti anni perché è da anni che c'è sul mercato, però lì, come dico sempre, uno può iniziare a coltivare campi, può fare allevamento, può fare la parte forestale, può fare tutte queste cose. Insomma, è veramente ben diverso. Qua siete molto molto guidati quasi in ogni azione. Che da una parte va bene, uno non pensa cosa deve fare, agisce, opera e diciamo ubbidisce, però a livello di gameplay siete veramente forzati in una gabbia, come quindi insomma questa è una forzatura un po' troppo grande. Però vabbè, dai. Tra l'altro qua mi fanno girare veramente, no, cosa avete capito? Mi fanno girare veramente per tutta la mappa, perché a un certo punto, secondo me, anche lì, se uno potesse gestirsi i cartelli stradali e farsi una piccola roadmap di dire vado lì, vado là, eccetera, creando una stradina con dei trigger, tra parentesi, dall'altra parte della strada qua, come su SnowRunner, si fa il proprio percorso, segue e avremo già finito probabilmente 10 minuti fa. In realtà qua bisogna seguire quello che ti dicono loro e quindi capite che insomma si allungano dei tempi inutili e sprecati. Sprecato, come lo ripeto per la terza volta, uscire, andare con un camion tre assi per piegare e sistemare dei cartelli. E finalmente ultimo cartello in avvicinamento, o meglio io che mi avvicino all'ultimo cartello, ovviamente ci mancherebbe che il cartello anche si muove e venga da me. No. Quindi oggi missione, diciamo, bocciata, mi dispiace dirlo, l'ho già detto, poi voi direte, ma allora cosa hai fatto il video a fare? No, bisogna essere, come dire, critici nel bene e nel male e dire, guardate, io l'ho fatto, ve lo mostro, sapete a cosa andate incontro, se la vostra passione è anche quella di girare una mappa per realizzare cartelli, insomma, sappiate che allora è il gioco che fa per voi. Se pensate che sia troppo poco, probabilmente lo è. Torniamo a casa, nel mentre che torno a casa mi verrebbe voglia appunto di salutarvi subito perché è inutile, come dire, arrivare a casa e farvi vedere che parcheggio in mezzo. Sapete dov'è casa, sapete come sono le strade, quindi diciamo che alla guida. Vi saluto e vi ringrazio, ovviamente sei bravi, ci vediamo in qualche altro video e basta. Un saluto a tutti e alla prossima. Ciao ragazzi!